È il martedì dell'esonero di Gaetano Auteri e di Giancarlo Romairone, il martedì della firma di Massimo Carrera, ma è anche il martedì che vede il Foggia al quarto posto dopo il successo sul campo del Potenza. Ci sarà un bel weekend di Serie C con tre gare in programma sabato, con il Monopoli che scenderà in campo domenica e con un piatto tutto da gustare sui nostri canali. Di questo e di tanto altro parleremo con i nostri ospiti che vado subito a presentare. La nostra responsabile della redazione sportiva, Claudia Carbonara, ben ritrovata Claudia. Buonasera Flavio, grazie per l'invito. E poi c'è un mister che di piazze di Serie C di quest'anno ne ha conosciute tante, perché è stato a Biceglie, perché è stato a Monopoli, perché è stato anche a Potenza e a Padova, che potrebbe essere una delle antagoniste del Bari nella corsa playoff. Ben ritrovato a mister Vito Fanelli, attualmente allenatore del Napoli Sportiva Bella Vista. Grazie per l'invito, per me è un esordio con voi ed è un piacere, grazie. Ho fatto tutto di corsa, scusatemi se sono in tuta, ma ho appena terminato la mia seduta di allenamento. Abbiamo già collegato il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo, che approfitto subito per salutare. Ben ritrovato Antonello. Buon pomeriggio a voi, anch'io ho terminato da poco la mia seduta. Hai vinto? Un pareggio. La settimana delle Australian Open, quindi questa per Antonello è anche una settimana importante, ma è, come dicevamo, la settimana dell'arrivo in panchina a Bari di Massimo Carrera. Fatale per Gaetano Auteri la sconfitta contro la Viterbese, un silenzio stampa, un ritiro punitivo, una settimana tribolata che ha portato all'ennesima sconfitta, nonostante tante attenuanti che però non sono bastate per salvare la panchina all'allenatore siciliano. Claudia, una punta di un iceberg che stava piano piano per sgretolarsi e andare a sbattere contro la nave guidata appunto dal capitano Gaetano Auteri. Sì, non so voi, ma io già da qualche giorno prima avevo la sensazione che qualcosa sarebbe successo e gli infortuni che pian piano si stavano registrando erano praticamente la cartina al tornasole di una situazione che si stava un attimino incrinando. E il risultato, secondo me, è soltanto frutto di quello che poi stava succedendo da diverse settimane. La ciliegina sulla torta, perché secondo me andava cambiato qualcosa da prima, ne parleremo sicuramente nel corso della tua trasmissione. Però, ecco, non è stata la Viterbese l'assassina, tra virgolette, della situazione del tecnico Gaetano Auteri. C'era qualcosa già di abbastanza critico da prima, sicuramente. Antonello, quando la panchina di Gaetano Auteri secondo te ha cominciato a scricchiolare? Perché la scelta di Massimo Carrera, che tu ricorderai anche da calciatore del Bari? Mi dispiace dirlo, io lo ricordo perché ho qualche anno in più, voi per vostra fortuna forse lo ricordate o meno o non lo ricordate proprio. Sì, tutti i baresi, diciamo, di una certa età lo ricordano come un giocatore forte, come un professionista serio, e quindi sicuramente è una notizia che è stata accolta con soddisfazione. Poi ovviamente sarà il campo a dire se Carrera, anche da allenatore, riuscirà a lasciare il segno in chiave biancorossa. Per quanto riguarda Auteri, io ho avuto la sensazione da subito che sia sempre, quasi sempre stato un po' un uomo solo nel Bari. Non mi chiedete perché, perché non è che abbia dei scontri di fatti, però ho sempre avuto questa sensazione qui di un uomo che camminava in solitudine, chiaramente a servizio di una squadra, di una società, però forse non sempre, diciamo, accompagnato. Auteri ha fatto i suoi errori, sicuramente poteva gestire meglio alcune situazioni, alcuni dopo partita, per quanto mi riguarda, non solo quello famoso che Claudia sicuramente ricorderà, però credo che quando un progetto si avvicina al fallimento... Il primo tempo visto da Auteri, quello di Biceglie, il migliore... Però credo, ripeto, che quando un progetto vacilla sia sempre un po' il fallimento di tutti, perché se è troppo comodo usare la colpa o il calciatore o l'allenatore, e tutti quanti vanno messi in discussione. Io oggi nel mio articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno ho detto a De Laurentiis che batta un colpo, nel senso che il Barese non merita questa deriva, non merita questi silenzi, e c'è qualcuno ci spieghi che cosa sta accadendo. Attendiamo, Antonello, sicuramente una conferenza stampa da parte della proprietà. Speriamo che il nuovo tecnico sia accompagnato
proprio dal presidente, perché il direttore sportivo la faccia ce l'ha messa, ma a quanto pare per la scelta è stato fondamentale proprio il patron Aurelio, titolare della Filmauro, che ha battuto a sua volta un colpo da Roma e ha piazzato questa scelta forse un po' con la sorpresa di tutti, perché i nomi che circolavano erano altri. Sì, ma credo che insomma che la proprietà del Bari abbia comunque sempre il centro vitale con la Filmauro, quindi con Roma, con Napoli. Il Bari non ha una sua società, diciamo, attaccata sul territorio del Bari, è una società che fa parte di un gruppo che fa capo ad Aurelio De Laurentiis e che quindi che comprende anche il Napoli Calcio. Questa è la realtà oggi. Antonello, stai ancora con noi perché voglio coinvolgere un mister adesso nel discorso, mister Vito Fanelli. Antonello ha parlato di un uomo solo, possiamo andare a ripercorrere l'avventura di Auteri a Bari con le prime vittorie e poi quel pareggio proprio nel girone d'andata con il Teramo alla terza giornata, dopo appunto la vittoria contro la Virtus Francavilla. Poi c'è stato un periodo di alti e bassi con qualche pareggio di troppo che aveva fatto allontanare la Ternana, la risoluzione con Cassia, che era il suo secondo, come ha detto Antonello, è rimasto praticamente solo e non è riuscito a tenere insomma dritta la barra per portare il Bari dove si voleva. Ma io sono innanzitutto d'accordo con quello che diceva Claudia e sono anche d'accordo per quello che ha appena detto Antonello. Che il mister sia rimasto da solo, questo è lampante, perché la società non vive la città, è molto assente, non bisogna dividere Napoli e Bari, nel senso a noi non interessa niente se Giuntoli va via dal Napoli, io devo pensare al Bari e quindi non posso decidere se mando via Giuntoli, mando via anche Romerone. Secondo il mio punto di vista, io non mi permetto di criticare il mister Auteri perché faccio parte della categoria degli allenatori, però secondo me qualcosina si è rotto dopo la sconfitta della Ternana. Conoscendo il mister, che durante gli allenamenti è un martello, devi avere dei giocatori predisposti al suo modo di giocare, che io non ho condiviso sin dalla prima giornata di campionato, perché il Bari doveva giocare con un modulo più accorto, più mostrando un calcio più magari meno bello ma più concreto. La Ternana, se mettiamo a pari livello le due rose, la Ternana è molto più forte del Bari, e qui ci sono delle mancanze del direttore sportivo, di chi ha fatto il mercato. È chiaro che oggi, cambiando l'allenatore, con il nuovo allenatore Massimo Carrera, che è stato un calciatore che io ricordo benissimo perché ho quasi l'età di Antonello, quindi non so cosa potrebbe dare di più ad una squadra. Oggi la classifica dice mediocre, perché i numeri dovevano essere ben altri quelli del Bari. Abbiamo mandato via Simeri, abbiamo mandato via Montalto, un reparto forse il più competitivo, è arrivato Cianci, che nella prima parte della stagione aveva fatto 10 gol a Potenza, quindi è il reparto che forse era il più assortito, l'ha indebolito, però ritengo che il Bari non aveva una rosa per poter fare il campionato che sta facendo la Ternana. Vi fermo un attimo, andiamo a vedere prima l'identikit di Massimo Carrera e poi parliamo proprio del nuovo tecnico, ma torneremo anche su quella che è stata la stagione del Bari fino adesso. Il servizio di Davide a Brescia. Il ritorno a Bari in giacca e cravatta. Massimo Carrera, dopo aver vestito la maglia biancorossa in una delle formazioni più amate dai tifosi, è l'unica ad aver alzato un trofeo nella lunga storia del calcio barese, e torna in Puglia con un compito molto difficile: sostituire Gaetano Auteri alla guida tecnica del Bari. Non sarà difficile per i risultati, ma per la situazione psicologica e fisica in cui è la squadra. Meno 14 dalla Ternana, diversi infortunati e una stagione da salvare, ma la grinta e il temperamento all'ex difensore della Juventus non gli mancano di certo. Lui, che da allenatore ha studiato da Antonio Conte, ha avuto modo di apprezzare ed imparare da vicino, visto che è stato il suo collaboratore tecnico dal 2011 al 2014 con la Juventus, vincendo anche una Supercoppa italiana nel 2012, sostituendo il tecnico leccese squalificato in quei mesi. L'avventura al fianco di Conte poi è proseguita anche con la nazionale italiana in occasione degli europei. Anche lì ha fatto parte del suo staff in qualità di collaboratore tecnico. Poi è
cominciata lontano dall'Italia l'avventura da primo. Nel 2016-2017 ha vinto il campionato russo e la Supercoppa nazionale con lo Spartak Mosca, riportando dopo diversi anni lo Spartak a vincere. Lo scorso 23 dicembre invece è terminata la sua esperienza con l'EK Atene dopo 50 partite e qualche pareggio di troppo. Oggi cerca il riscatto per la sua prima esperienza da allenatore in Italia e lo farà nella sua Bari, una scelta intrigante, rischiosa, ma ambiziosa quella di De Laurentiis, che accolgono il quarto allenatore della loro gestione con la speranza che rappresenti il primo tassello di un progetto tecnico duraturo. Lo vediamo alle nostre spalle, mister Massimo Carrera, 57 anni quasi ad aprile, portati veramente bene da questo allenatore Antonello, che ha lavorato anche con Conte nella, possiamo dire, tua Juventus, comunque andando a raccogliere anche ottimi risultati, così come con la nazionale italiana. Ha fatto bene in Russia, in Grecia invece non si è affermato. Che cosa ci possiamo aspettare da Carrera? Ma io credo che a febbraio potrà confermarci. È difficile, vuole stare molto una squadra, dovrà dare, secondo me, dare serenità, cercare di riaccendere una mezza spinta, cercare di portare concretezza, di, secondo me, di rafforzare un gruppo che non è mai stato eccezionale, sempre guardando un po' dal di fuori, e credo che con la sua personalità, con il suo carisma, ti aiuto. Spero che non voglia fare un calcio di coppia, con Bari ha certe caratteristiche che già un po' capito. Bari non so se ha una squadra di fare un calcio aggressivo intenso, mi sembra che abbia una squadra un po' sana, specie in mezzo al campo. Bari con passato che deve andare a raccogliere il massimo. Antonello, poi ti lascio perché sappiamo che hai esigenze. Come può uno come Carrera andare a trarre il massimo poi a maggio? Perché alla fine ora deve mantenere la posizione, lui l'ha fatto già in Grecia con l'EK Atene l'anno scorso, però poi deve dare quello sprint vincente. Forse il fatto di aver vinto una coppa in Russia lo può aiutare. Deve cercare di limitare i danni in questo momento, deve cercare di far ritrovare la squadra importante, visto che il Bari sul piano mentale sia abbastanza tanto, e qui i playoff sono un altro campionato, il Bari ha questa fortuna. Non finisce con la regular season, quindi bisogna arrivare poi a maggio nelle condizioni. E lì, pur se il Bari non ha uno scopo, che ha delle possibilità da giocare per salvare questa stagione e liberare. Però sarà un cammino complicato. Per fortuna dei giocatori di Bari si continua a giocare che senza pubblico, da un certo punto di vista, che immagino valutato per certe prestazioni sarebbe stato. Grazie ad Antonello Raimondo, noi lo aspettiamo presto in studio qui con noi. Se mi fate trovare Claudia, sì. Sì, ma non sapevo fossi juventino, non immaginavo proprio Raimondo. Sei juventino? Ah sì, a tempo perso, dai. Ti aspettiamo, Antonello, mi faccio trovare, tranquillo. Ciao. Ciao, alla prossima. Grazie ad Antonello. Claudia, Antonello, sì, ha detto il Bari è un gruppo mediocre, è stato definito dal nostro collega, un gruppo mediocre che costa 1 milione di euro in più della Ternana, è la cosa che ha sottolineato anche Vito, la Ternana è molto più forte, quindi qui ci sono magari delle scelte sbagliate di cui bisogna prendere atto, però a cui bisogna far fronte poi negli anni prossimi, perché quest'anno non salire sarebbe un bagno di sangue, perché andiamolo a ricordare, la Serie C non ha un euro di mutualità quasi, a confronto della Serie B che dà tanti milioni. Quindi possiamo negare immediatamente che la proprietà non voglia salire, ma piuttosto possiamo sottolineare a chiare lettere che magari tutti questi soldi spesi potevano essere spesi meglio. Sì, allora, questa leggenda metropolitana, adesso parliamo direttamente ai tifosi, la dobbiamo mettere da parte, perché nessuna società non vuole salire. Vuoi perché la Serie B comunque dà dei proventi televisivi importanti? Non dico che si possa gestire tutto un campionato, però alla fine. Sì, sì, bravi, ti chiami Cittadella. Assolutamente, forse cosa sì, che invece la Serie C non garantisce assolutamente. Il problema principale è chi comanda nel Bari, e questo è il problema su cui ci soffermiamo. Deve essere bravissimo Carrera, innanzitutto a riprendere la mentalità,
che il Bari ha sempre avuto in passato. Quest'anno io non ho visto la mentalità della capolista, mai, dall'inizio del campionato. Adesso si parla di Auteri come di una persona sola. Va bene, io capisco tutto, ma Auteri ha la sua esperienza. Auteri lo conosciamo da tantissimi anni. Quando è arrivato a Bari Auteri, io gli ho fatto una domanda che riguardava il suo rapporto con i senatori. Non so se la ricordano i nostri telespettatori. Io gli ho detto proprio come gestirà il rapporto con i senatori di Cesare, Antenucci, perché lo conosciamo Auteri, non si può dire beh vabbè Auteri però è una persona, lo conosciamo da decenni Auteri, se prendi Auteri vuol dire che tu sai com'è Auteri, e il Bari Auteri lo voleva prendere dallo scorso anno e non è venuto a Bari perché era già con il Catanzaro. Quest'anno non si può dire abbiamo preso Auteri, adesso un uomo solo, no, si sapeva benissimo, tant'è, mi prendo sempre la responsabilità di quello che dico, nell'ultimo periodo chi è venuto meno quel gruppo di senatori che poteva dargli una mano e non gliela data più. Vito. Beh, è stata molto cinica, però l'attualità dice che oggi il Bari ha floppato sull'allenatore, ha floppato sul mercato e quindi adesso con mister Carrera c'è da ripristinare un po' tutto, la condizione atletica, la condizione psicofisica, la condizione mentale, quindi da lui ci si aspetta almeno quello e poi difendere una posizione che adesso è fondamentale, però in questo momento per quanto riguarda io un po' di paura ce l'ho perché stanno salendo, non ha citato Claudio il Foggia, non ha citato il Teramo, che sono comunque squadre che non hanno pressioni, Foggia è una sorpresa, squadra giovane che gioca un calcio libero, quindi potrebbe... Scusami Vito, ti faccio una... Prego. Scusami Flavio, ad oggi tu pensi che il Foggia o il Bari o il Catania possono affrontare allo stesso modo i playoff? Secondo te in questo momento chi vincerebbe i playoff delle inseguitrici della Ternana? Io non scommetterei sul Bari in questo momento. In questo momento sì. Ed è su questo che bisogna lavorare. Infatti per questo ti dicevo che Massimo Carrera deve essere bravo innanzitutto a scoprire subito le caratteristiche dei giocatori, perché per lui è il primo anno che allena in Italia e la Serie C non è la Serie A o il top dove lui è allenato. Allenare la nazionale non è come allenare... Chapeau alla mia città, al Bari, la Juve, sono metodologie diverse. Lui si deve subito calare nella mentalità del campionato, che è un campionato durissimo, deve conoscere in fretta i giocatori, però se ha dato il suo lasciapassare sono convinto che crede nei propri mezzi. Crede, spera di dare un piccolo sorriso alla città perché lo sta accogliendo a braccia aperte, è stato un grande calciatore dei biancorossi, però io metto il punto interrogativo, sono d'accordo con Claudia, adesso diventa difficile anche difendere questo secondo posto perché, rimarco, il Bari ha una rosa mediocre. 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, in base alle caratteristiche. Io con i numeri, guarda, io ho un altro concetto del calcio perché comunque vivo con i giovani e per me non vedo o non vado dietro al modulo, in base alle caratteristiche dei giocatori poi si in forma. In base alla caratteristica dei giocatori del Bari, si cosa potrebbe fare partita. Carrera? Beh, io... Se lui viene dalla scuola Conte vedremo un Bari 3-5-2, se la vuole giocare a viso aperto devi essere spregiudicato, però Auteri insegna che la spregiudicatezza non ha portato risultati. E torniamo la sua testardaggine, perché io in qualche altra emittente avevo sempre detto che la difesa a 3 a me piace perché quando la vedi a grossi livelli, ma devi avere dei giocatori importanti che sappiano anche giocare da dietro la palla, poi tranne Maita che ritengo è un giovane che conosco da quando allenavo gli allievi nazionali dell'Andria, un prodotto del Real Regina, ritengo che il Bari ha poca qualità e le nostre bandiere tipo Antonio Di Gennaro che commentano lunedì durante la telecronaca rimarcavano il tasso tecnico mediocre dei giocatori del Bari e quindi la tecnica individuale che è la base fondamentale per un giocatore non sono giocatori da Bari. Come si può sfruttare la tecnica di quei pochi giocatori tecnici come Marras, come Maita, come Antenucci? Ecco, vedi, qui accolpa l'allenatore, tu hai dei giocatori, Citro, Marras, Antenucci, adesso è arrivato Cianci, peccato perché è arrivato infortunato, cioè tu avevi Montalto, avevi Simeri che era una bandiera della tifoseria, cioè perché io
mi faccio questa domanda, ma Claudia l'ha fatta 2 mesi fa, quando in una trasmissione era molto arrabbiata. Perché hai mandato via questi giocatori e non hai pensato a prendere un difensore di qualità, dei centrocampisti di qualità? Cioè io, è una domanda che adesso non faremo più ad mister Auteri, ma penso a chi metterà la faccia al posto di Romairone. Ritornando, e chiudo, ad Auteri, negli ultimi 3 anni anche a Catanzaro il mister che è stato tanto decantato di questa categoria ha fallito per 2 anni con delle rose importanti. Auteri parte sempre bene, poi si lascia andare, quindi era una cosa anche che la società doveva programmare, a rivedere un allenatore da Bari ad un allenatore esperto della categoria. Vedi il mister dell'Avellino, che quando fa le conferenze stampa ha quell'autorità di rispondere anche alle testate giornalistiche con la sua consapevolezza, che è forte e sa quello che dice e quello che fa. Ci aspettavamo un allenatore, Claudia, che non avesse peli sulla lingua, invece è sembrato trasformato rispetto a quello che si diceva di Auteri, cioè si metteva avanti quando la squadra perdeva e magari poi quando si vinceva sottolineava i difetti, quando si vinceva male ha protetto forse troppo i suoi calciatori e non ha poi trovato i risultati, perché un gruppo che viene protetto magari si fa un'analisi di coscienza nella partita dopo dal 130%, lui invece non ha tratto una sconfitta a Teramo e una contro la Viterbese. E non ha neanche tratto vantaggi da questo modo di fare, perché poi i calciatori alla fine sono venuti meno. Chi avrebbe dovuto proteggere Auteri? Perché è inutile nasconderci, sapevamo tutti che Auteri doveva per forza vincere contro la Viterbese per conservare la panchina. Abbiamo visto, non dico un ammutinamento perché lo dicono i maligni, io non dico questo, però un venir meno, un non sacrificarsi da parte invece di calciatori che avrebbero dovuto salvarlo. Questo non è accaduto. Perché non è accaduto? E lui ha comunicato male con i baresi, e questo è fondamentale, in una partita in cui i baresi avevano visto, grazie anche ad Antenna Sud, quel Bisceglie-Bari famoso in cui il Bari non aveva giocato scandaloso. Bene. Scandaloso. Allora, diciamo, non aveva giocato bene. Allora, cosa è successo? Giustamente tu a telecamere spente mi hai detto, in effetti poteva dire che quando ha giocato contro la Turris, che ha giocato molto bene il Bari, non ha raccolto i 3 punti, e invece ha giocato male contro il Bisceglie, ha raccolto 3 punti immeritatamente, però nel calcio funziona così. Ecco, non l'ha detto, non l'ha fatto, piuttosto è sembrato come se lui volesse proteggere un gruppo che alla fine insomma, era sotto gli occhi di tutti, non aveva giocato bene. Ma questi baresi lo capiscono. Quello che io mi sono sentita offesa quel giorno, perché io sono barese, abbiamo visto il calcio bello, siamo giornalisti, abbiamo visto la partita, perché dire a un certo punto no, hanno giocato bene, secondo me non è così? Noi abbiamo visto il calcio bello, l'abbiamo visto anche con Carrera. Ecco, questo io non lo tollero e non gliel'ho perdonata ad Auteri, perché poi quando è venuto a parlare il giovedì in conferenza stampa non ha detto nulla che noi ci aspettassimo. E ha ribadito che in effetti aveva visto un bel gioco, ma non va bene. Non va bene perché quando tu devi comunicare una piazza lo devi fare con la stessa limpidezza, nel bene o nel male, che ti ha contraddistinto insomma nel passato. E invece probabilmente lui è arrivato in una piazza non adatta ad Auteri. Ci dobbiamo fermare, Claudia, torneremo sul Bari, parleremo anche con Massimo Brambati, ex compagno di squadra, di Carrera in quella difesa alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ma parleremo anche di Foggia, di Monopoli, di Bisceglie e di Virtus Francavilla. State con noi. Da Bari andiamo a Foggia, ma torneremo sull'argomento Bari più tardi con Massimo Brambati. Parliamo invece di una storia bella rispetto a quella di Bari, perché con il successo sul Potenza, dove tu hai, tra virgolette, anche giocato, il Foggia si trova al quarto posto della classifica. Una bella storia che fa da contraltare a quello che sta succedendo in società. Ecco, vedi, lì ci sono state discordanze di società, di soci, no? di mettersi d'accordo sulle varie quote, però avendo preso un allenatore giovanissimo che comunque ha fatto calcio in Serie A,
ha saputo unire una squadra di giovani con qualche anziano. Foggia è, mettiamola come pressione, a pari livello anche di Bari, perché sappiamo anche gli episodi extracalcio che fanno male al nostro mondo, però il Foggia gioca bene, la classifica lo dimostra. Quando si parla di pressione io poi vado in bestia, perché se non c'è pressione non c'è stimolo. Sicuramente, scusami, c'è più pressione a Foggia che a Bari. No, dico, perché lo ricordate il derby con lo striscione dedicato a Fellega proprio sul terreno di gioco? Ma io dico che quando c'è pressione è più bello, no? Quindi se hai dei giocatori predisposti alla pressione è più stimolante la cosa. Quindi quando mi vengono a dire ma non c'è il pubblico, il Bari se avesse avuto la curva è un'altra cosa, quindi è proprio la qualità della squadra che quest'anno sta venendo meno e quindi non c'è altro da aggiungere. Io non lo dico perché le cose stanno andando male, è perché ci si era accorti dall'inizio, come diceva Claudio, che c'era qualcosa che non andava, anche da parte dell'allenatore, anche dal ritiro stesso, le chitarrate, le cose. Io le ho viste come... sì, ne ho fatti tanti di ritiri, però... Parliamo di Foggia invece, perché dovremmo avere in collegamento responsabile dei servizi sportivi del quotidiano L'Attacco Pino Autunno. Dalla regia mi dicono che ci sia, io non lo vedo, eccolo qui, adesso lo vedo anche nel monitor di preview. Buonasera Pino. Buonasera, grazie, fa particolarmente piacere essere con voi. E allora parlavamo di pressione, parlavamo di risultati e parlavamo di società. In casa Foggia quali sono le priorità al momento? Ma le priorità evidentemente dovrebbero essere quelle che riguardano la sfera societaria, insomma, perché il club cerca una sua stabilità definitiva, perché trovando questa stabilità poi automaticamente è lecito anche immaginare che i risultati sul campo possano anche migliorare, però poi guardiamo questa squadra in campo e restiamo tutti sotto un certo punto di vista anche affascinati, perché oggettivamente insomma questo Foggia era partito fra mille punti interrogativi, una squadra costruita in 4 e 4-8 dopo le vicende legate al ripescaggio o alla promozione che si voglia chiamare, e dunque ovviamente c'era scetticismo da parte della piazza, della tifoseria, insomma, perché si trattava di un salto nel buio. Ecco, delle volte però poi vedi le vicende del campo ci mettono lo zampino, perché i due avvicendamenti sulla panchina poco prima dell'inizio del campionato hanno fatto la differenza. Io sfido chiunque a poter dire insomma che Marchionni fin dall'inizio poteva rappresentare l'allenatore giusto per questa squadra. Invece Capuano prima e Maiuri poi hanno fatto un passo indietro, e questo ha aperto le porte all'avvento e all'arrivo di questo giovanissimo allenatore che in silenzio, con il lavoro, con l'impegno, con la serietà professionale, è riuscito a rendere coeso questo gruppo, insomma, in cui però evidentemente un briciolo di qualità ci doveva essere, perché se poi non c'è qualità diventa difficile poi anche poter raggiungere dei risultati. Ma ripeto, è la grande coesione di questo gruppo, la forza d'animo, che secondo me sta facendo la differenza in questo campionato, perché oggettivamente non credo che il Foggia in assoluto sia la quarta forza del campionato, credo che ce ne siano almeno 7-8 di squadre superiori alla formazione rossonera. Però insomma, questa è una bella storia, come dicevi tu, che arriva dalla Serie C, dal girone C di Lega Pro. Io e Pino non ci eravamo messi d'accordo, in silenzio lui ha parlato, io nell'Edo l'ho sottolineato quel quatti quarti, che è un gioco di parole che però rende merito, Claudio, al lavoro che sta facendo Marchionni, che ricordiamo è andato a vincere a Potenza senza Curcio e senza Rocca, che è uno dei giocatori più rappresentativi a centrocampo. Sai cosa funziona a Foggia? Ci sono due soci,
che vivono in Sardegna e a Foggia. Pino, mi potrai dare una mano in tal senso? Non vengono mai a Foggia, se non per qualche partita fellica, ma la Pintus a Foggia non si vede mai. Però esiste un collante che si chiama Nini Corda e quando c'è un problema c'è Nini Corda a risolverlo, che piaccia o no il suo carattere, il suo modo di fare, però è un punto di riferimento e per Marchionni e per la società. Anche la gestione del caso Gentile c'era un punto di riferimento, Nini Corda l'ha gestita lui con il calciatore, poi alla fine Gentile ha deciso di rimanere nel Lazio, non è rimasto più a Foggia, però è importante e questo è quello che manca, scusami se faccio il paragone, a Bari, perché a Bari non c'è un punto di riferimento, si decide da un'altra parte. A Foggia questo non è, perché è vero che c'è una società che vive in un'altra regione, però è anche vero che fanno decidere a una persona che sta sul posto, che vive lo spogliatoio, che vive i giornalisti, che vive l'allenatore, le esigenze. Ecco, secondo me quello è importante e il Foggia sta beneficiando anche di questo aspetto, oltre al fatto che magari è stata costruita bene questa squadra, è stata costruita su un allenatore giovane che però è sempre sotto l'ala, lo possiamo dire, di Nini Corda. Pino Autunno, si può? No, la tua disamina non fa una grinza. Aggiungerei che, insomma, fondamentalmente è vero quello che tu dici sul discorso legato alla società, una proprietà che vive prevalentemente in Sardegna, però almeno il presidente Fellega è sicuramente più presente di quanto non lo sia l'altro socio Pintus, che diciamo da queste parti vediamo davvero molto raramente, però ecco, c'è un preciso punto di riferimento, come giustamente facevi notare tu, che risponde al nome di Corda, che è passato dietro la scrivania dopo essere stato in panchina l'anno scorso ed aver guidato poi questa squadra al salto di categoria. Lui è stato, come possiamo dire, l'ideatore di questo gruppo, al quale ha saputo trasferire soprattutto una caratteristica, la voglia di non mollare mai nell'arco dei 90 minuti. Poi è arrivato Marchionni, che ha un pedigree tutto da costruire, ma i suoi trascorsi calcistici li conosciamo bene. Insomma, lui ha giocato in squadre di prestigio, è stato anche alla Juve e lì secondo me ha capito tante cose che poi ha riportato anche nella sua carriera di allenatore. Diciamo che hanno formato un tutt'uno con Nini Corda. Nini Corda è l'uomo degli equilibri, è l'uomo che si muove dietro le quinte, che però segue passo passo le evoluzioni di questa squadra. E poi sul piano tattico, sul piano tecnico, ci pensa Marchionni, che credo stia dimostrando di avere idee molto chiare. I ragazzi lo seguono ad occhi chiusi e quando poi un tecnico è capace di trasferire i suoi concetti con convinzione alla squadra, e questa squadra appunto si cementa attorno al suo allenatore e al suo direttore generale, è inevitabile che arrivino i risultati. Ecco, vedi, proprio l'ultima prestazione di Potenza è, secondo me, la sintesi di quello che il Foggia sta facendo in questa stagione. È una squadra molto pragmatica, una squadra che magari non è che poi entusiasmi particolarmente sotto il profilo del gioco, però c'è sempre, fai caso, soprattutto sulle seconde palle, il Foggia arriva quasi sempre primo, e per arrivare quasi sempre primo sulle seconde palle vuol dire, uno, che devi essere preparato molto bene fisicamente, e poi davvero sai che ogni partita metti in campo tutto quello che hai dentro. Il Foggia riassume i connotati della squadra tipica per il girone meridionale della Lega Pro, secondo me. Pino, parliamo adesso di situazione societaria, stai con noi, prima il servizio della nostra Claudia Carbonara e poi anche con te parleremo di quello che potrebbe succedere da qui fino ad aprile. Volentieri.
La vittoria di Potenza ha dato davvero una sferzata di ottimismo al Foggia Calcio, perché a questo punto, con la riforma dei play-out e con il quarto posto occupato, la salvezza è praticamente cosa fatta, a meno che non ci sia un suicidio collettivo della squadra. La preparazione riprende con uno spirito nuovo, figlio della consapevolezza che adesso la stagione prende una forma diversa e Gavazzi e compagni possono cominciare davvero a divertirsi e a togliersi altre soddisfazioni. Ovviamente ora il pensiero dominante riguarda la prossima avversaria, il Catanzaro, un antipasto di sfida play-off, ma in generale una bella prova di maturità per gli uomini di Marchionni. Si giocherà all'insolito orario delle 12:30, tra l'altro sabato 13 febbraio, non solo Catanzaro. Nella mente dei tifosi c'è la solita diatriba Pintus Feleca che non si è risolta e la sensazione che i tempi siano ancora lunghi. E anche se l'imprenditrice sarda può esercitare il diritto di prelazione entro 90 giorni dalla sua dichiarazione, il tempo scorre. Bisognerà dunque attendere aprile, ma la mossa sarà davvero quella di esercitarlo? Ricordiamo che nell'ultima PEC inviata a Feleca ribadisce il mancato gradimento alla Matera Production. L'importante è che non si finisca in tribunale, perché le belle storie che la squadra sta scrivendo sul campo non possono essere cancellate con un colpo di spugna nelle stanze dei bottoni. Allora Pino, c'era questo appuntamento dal notaio il 3 febbraio scorso, non si è concretizzato. Che cosa potrà succedere adesso? La nostra responsabile Claudia ha parlato di un periodo di stallo fino ad aprile. Che cosa succederà in questi due mesi? Bah, se davvero la Pintus dovesse, come dire, prendere in considerazione i 90 giorni che pare gli conceda lo statuto, insomma, andremmo incontro, secondo me, a un grosso punto interrogativo legato al futuro del club rossonero. Insomma, l'auspicio è che questo diritto di prelazione il socio Pintus lo faccia valere prima, possibilmente entro il 20 di febbraio, che è una data alla quale da queste parti un po' tutti guardano con interesse. Scaduto questo termine, oggettivamente mi auguro che comunque possano registrarsi delle novità, perché non posso davvero immaginare che il Foggia possa aspettare fino al prossimo mese di aprile, anche perché poi all'orizzonte ci sarebbero scadenze anche piuttosto importanti, ci sono degli impegni consistenti ai quali poi l'attuale società dovrebbe far fronte. Non so con quale spirito poi si presenterebbe a questi appuntamenti. C'è un'ipotesi legata a un eventuale passaggio di consegne al gruppo di Silvio, che per grosse linee ha fatto anche conoscere un po' quelle che sarebbero le linee guida legate al suo progetto. È venuto fuori anche un nome altisonante che risponde a quello di Luciano Moggi, che indirettamente ha confermato di essere pronto a dare una mano all'imprenditore lucano. Ma a prescindere da questo, insomma, ci piacerebbe molto da queste parti che la Pintus finalmente venisse allo scoperto e dicesse: allora, il Foggia lo prendo io, ho tutte le buone intenzioni del caso, questo è il mio progetto, questi sono i miei uomini, il mio staff, i tifosi devono stare tranquilli perché comunque il futuro è garantito. Tutto questo fino ad oggi non è successo ed è normale allora che la piazza sia un attimo in subbuglio e che la preoccupazione cresca. Ecco, questo è lo scenario che si prefigura in questo momento da queste parti, e proprio perché, insomma, non ci sono molte certezze sul futuro, alla fine i risultati di questa squadra, insomma, lasciano il tempo che trovano. Ecco perché la standing ovation, secondo me, nei riguardi di Marchionni e dei suoi ragazzi è davvero quanto mai meritata. Pino, scusami, ti risulta che la Pintus voglia acquisire le quote societarie della Sassari Torres? Perché c'è stata una contestazione, a quanto pare, nella cittadina sarda nei suoi confronti, a quanto pare i tifosi non vorrebbero che si avvicinasse. Tu ne sai qualcosa? Claudia, guarda, sei tu più informata di me, perché io questa cosa la sto sentendo adesso direttamente dalle tue parole. Non mi risulta sinceramente che l'imprenditrice sarda abbia altre mire in questo momento. La vedo così concentrata sulle vicende del Foggia, perché già, insomma, per stare come dire, sul pezzo e seguire bene le vicende del Foggia, ti garantisco che il dispendio è notevole. Oltretutto, insomma,
la dottoressa non è che eccelle più di tanto rispetto a quelle che sono le sue conoscenze calcistiche, quindi ho qualche dubbio che possa avere altre mire in questo momento. Mi sembra che pensi solo e soltanto al Foggia. Speriamo che pensi nel miglior modo possibile. Speriamo che oltre a pensarlo, che lo metta in pratica, Pino. È certo, è chiaro, è quello che noi ci aspettiamo. Insomma, qui non bisogna, come dire, schierarsi da nessuna parte, perché poi purtroppo c'è questo rischio concreto. Bisogna schierarsi solo e soltanto dalla parte del Foggia e sperare che alla fine ci possa essere finalmente la quadratura del cerchio, perché disperdere questo patrimonio, sinceramente, in una stagione come questa sarebbe davvero un peccato capitale. Grazie a Pino Autunno, noi lo lasciamo e gli auguriamo buon lavoro. Grazie. Ciao Pino. Grazie a voi e a presto. Un caro saluto a Claudia, ma a tutti i telespettatori di Puglia affezionati ad Antenna Sud. Grazie Pino. Grazie Pino e buon lavoro. E allora Foggia che va lì dal quarto posto, che adesso avrà di fronte il Catanzaro. Catanzaro che è una squadra costruita per altri obiettivi, ha vinto contro la Vibonese l'ultima e... risultato un po' cambiato dopo il mercato di gennaio, però sempre forte. Io nel frattempo prego la regia di mettersi in contatto con Massimo Brambati, così chiudiamo il capitolo Bari. L'abbiamo detto che il Foggia comunque con le prestazioni è una squadra cinica e quindi la classifica lo dimostra. Sì, incontra un Catanzaro con un allenatore preparato, con una sua idea di gioco, anche a Catanzaro sta facendo cose gregge, quindi sarà una bella partita, però le partite poi sono tutte diverse, dipende dall'avversario che incontri, devi prepararle in maniera diversa, però il Foggia si è chiuso a sé, allenatore e squadra si sono chiusi a sé senza pensare ai problemi della Pintus, che deve aver rispetto della piazza, dei giornalisti e anche dei giocatori stessi che stanno onorando la sua figura, che oggi è la proprietaria del Foggia Calcio. Quindi secondo me, come diceva Claudia, uno deve avere la faccia di andare nel bene del mare e di esporre tutto quello che c'è da esporre per poter dare anche comunicazione a gente che ama i colori rossoneri, il Foggia ha una storia, quindi dare anche soddisfazione. La comunicazione è importante, io non sono d'accordo con i silenzi stampa, con i ritiri, cioè, sono cose che non fanno bene a tutto quello che poi ti circonda per poter andare in simbiosi bene avanti. Può restare veramente al quarto posto il Foggia? Guarda Flavio, l'importante è rimanere in zona playoff per il Foggia, perché adesso acquisita la salvezza, perché ormai possiamo dire che la salvezza si è acquisita anche con questo nuovo regolamento relativo ai play-out, si possono divertire. E secondo me questa è una squadra che ha proprio la caratteristica dell'essere sbarazzina, del divertirsi. Per cui una volta che tu hai centrato questo obiettivo, che si chiama play-off, e poi inizi e superi la prima fase e poi superi la seconda, davvero il Foggia può essere competitivo fino alla fine, perché sulle ali dell'entusiasmo e soprattutto ha superato il momento più difficile, che era quello di recuperare le partite che non si sono disputate all'inizio dell'anno. Il Foggia a un certo punto ha dovuto giocare ogni 3 giorni. Sul piano della preparazione atletica si sono dimostrati all'altezza, poi andranno a recuperare i giocatori cardine. Secondo me in prospettiva il Foggia può dare tanto tanto fastidio, non solo al girone C. E immagina se le cose si mettono bene a livello sanitario e ritorna la gente al campo. Bravo! Ritornare con il pubblico della Zaccheria. Ragazzi, è dura. E dopo questa bella pagina legata al Foggia andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo. Parleremo con Massimo Brambati, parleremo di Monopoli, Biceglie e Virtus Francavilla. Terza parte di C di Calcio, che apriamo parlando del momento del Monopoli. Monopoli che si è allontanato ulteriormente dalla zona play-out grazie al cambio di format e grazie al punto conquistato sul campo del Teramo. Ne parleremo con l'ex capitano Pasquale Esposito, che credo sia già in collegamento con noi. Ben ritrovato Pasquale. Buonasera, ciao Flavio. Pasquale, capitano del Monopoli, ma anche mister, come vedi questa squadra che si è allontanata adesso dal quart'ultimo posto, è arrivata a più 4, ma che non riesce ancora
a fare quel cambio di passo che Scienza sta auspicando settimana per settimana, ma che per un motivo o per l'altro, dice lui, tanti errori individuali, non prendiamo un tiro in porta ma non riusciamo a vincere perché il gol lo prendiamo lo stesso. Ma diciamo che sicuramente il cambio di format ha aiutato anche da un punto di vista mentale, ecco, perché giocare senza l'assillo eccessivo, ecco, della posizione comunque ti aiuta. Detto questo, il Monopoli comunque visto in questo 2021 è comunque una squadra che sta mostrando, ecco, una grossa organizzazione, delle prestazioni, ecco, tutto quanto di un certo spessore, al di là poi del risultato. Forse tolta la partita di Catania, fino a questo momento le partite sono state comunque tutte quante di un certo livello. Si sono anche affrontate con pagine piuttosto forti, attrezzate, e guarda caso nell'unica partita in cui forse si tendeva a giocare di meno, che era quella di Catania, il Monopoli ha avuto qualche difficoltà maggiore da un punto di vista della prestazione. In tutte le altre in cui le squadre, ecco, hanno fatto giocare, il Monopoli ha tirato fuori grosse prestazioni. Vito, tu a Monopoli ci hai esordito quando eri ragazzino. Che impressione ti ha fatto la società negli ultimi 3 anni e che cosa secondo te quest'anno non sta facendo andare le cose come si aspettavano? Perché 21 punti non erano secondo me l'obiettivo dopo queste giornate. Certo, le stagioni non sono tutte uguali. Beh, io ricordo bene quando... Sono molto affezionato a questa città perché ho avuto il piacere di iniziare la mia carriera da calciatore, avevo appena 17 anni nel lontano 85 e ho esordito contro il Cosenza, me la ricordo benissimo perché è stato un esordio tra i professionisti, anche perché ero un prodotto del vivaio del Monopoli, che tra l'altro è una società che cura davvero il settore giovanile, sta crescendo molto bene. Per quanto riguarda la prima squadra non si discute all'allenatore e qui bisogna dare atto alla società in un momento particolare perché non sta ripetendo lo stesso score dell'anno scorso, ha difeso, lo difende perché sa la potenzialità dell'allenatore. I risultati in questo momento non lo stanno aiutando, però questa serenità ti porta a lavorare bene in settimana e sono convinto che alla lunga non ripeterà quello che ha fatto l'anno scorso, però poi riuscirà a salvarsi con molta serenità e tranquillità. Pasquale, l'infortunio di Nicoletti ha scombinato i piani per quanto riguarda il minutaggio. Quello di Arena ha praticamente obbligato adesso Scienza a fare i conti con una difesa contata. E Ghiebre, che è stato uno dei migliori in campo a Teramo, potrebbe stare fuori. Come secondo te si approccerà alla scelta il mister per la partita di domenica contro la Turris, che è uno snodo cruciale per quel cambio di passo che si sta tanto auspicando? Ah, guarda Flavio, in questa fase storica, diciamo che in una piazza come Monopoli giocare con gli under diventa di fondamentale importanza. È logico che però che in determinate situazioni, soprattutto in determinati nodi cruciali, ecco, della stagione, si potrebbero fare anche valutazioni leggermente diverse. L'infortunio di Nicoletti è un infortunio e una grave perdita, ma al di là proprio del discorso under, anche e soprattutto perché Nicoletti sta dimostrando partita dopo partita di giocare non tanto perché under, ma quanto proprio perché meriti quel posto in campo. In qualsiasi posizione lo si veniva messo, ecco, lui sfoderava prestazioni di un certo livello. Adesso le scelte non sono facili, ecco, sicuramente, perché nel momento in cui devi fare il calcolo con gli under da mettere in campo e hai fuori Nicoletti, hai fuori Arena, bisogna comunque inventarsi qualcosina. Dietro, come giustamente dicevi tu, ad oggi sono veramente soltanto 3 difensori disponibili per il mister e quindi, ecco, le scelte saranno più che obbligate. Forse, ecco, l'acquisto di De Paoli in avanti può essere una soluzione in più per sopperire, ecco, alla questione under, che magari può essere una soluzione che insieme a Satalino e insieme magari a uno tra Tazzer e Zambataro sicuramente possono tornare utili nel momento in cui ci dovesse essere l'obbligo di giocare ancora con l'under. Pasquale, ti rubiamo un altro minuto di tempo, non parlando però di Monopoli ma parlando di Bari. C'è stato questo avvicendamento in panchina, fuori Auteri, dentro Massimo Carrera, che come te è stato un difensore dopo tanto allenare all'estero e arrivato in Italia. Che cosa ti aspetti da lui nel capoluogo?
Ma sicuramente è una responsabilità, ecco, non di poco conto. Arrivare in una piazza come quella di Bari, dopo comunque aver avuto a che fare sempre e soltanto con categorie, con le prime due categorie, diciamo, dei campionati italiani, quindi con la Serie A e con la Serie B, e poi tante esperienze estere, fa capire quanto, ecco, la piazza di Bari possa essere importante. È arrivato sicuramente un allenatore che ha avuto delle esperienze importanti, ma di pari passo mi sento di dire che comunque la responsabilità è altrettanto importante. La piazza di Bari è una piazza esigente che non c'entra nulla con questa categoria e bisogna a questo punto tirar fuori il meglio da questa stagione, anche perché purtroppo, ecco, la Ternana continua ad essere straripante. Ieri sera ha mostrato ancora una volta di, ecco, oramai voler arrivare in B il prima possibile, e i risultati le stanno dando ragione. Quindi ad oggi bisogna concentrarsi sul mantenere assolutamente il secondo posto e potersi giocare poi alla lunga i playoff nella miglior posizione possibile. Noi ringraziamo Pasquale Esposito, lo lasciamo al suo lavoro perché sappiamo che è anche una società da mandare avanti. Lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo per una pronta ripresa anche di tutte le attività, dai più piccoli ai più grandi. Crepi il lupo, un abbraccio forte a voi, sempre un piacere. Un saluto a tutti in studio. Grazie a Pasquale Esposito. E noi da un difensore passiamo ad un altro, perché dovremmo avere in collegamento Massimo Brambati, ex compagno di reparto proprio di Massimo Carrera con la maglia del Bari. Ben ritrovato Massimo. Buongiorno, buonasera a tutti. Dico buongiorno perché io mi trovo negli Stati Uniti e quindi faccio subito un salto indietro a quello che, insomma, anche l'amicizia che avevo con Massimo, perché è stato un compagno straordinario, e credo che io che ero uno dei pochi insieme ad Antonio Di Gennaro ad aver già fatto qualche campionato in Serie A, quando arrivai dal Torino al Bari, la prima cosa che mi stupì è quella di vedere Massimo Carrera con tutte quelle doti straordinarie, fisiche, atletiche e tecniche, non aveva ancora giocato in Serie A. Quella fu la cosa che mi stupì più di tutto, insieme naturalmente a Terracenere e Maiella. Ci arrivaste insieme, poi ci fu quell'anno con la vittoria della Mitropa Cup. Ricordiamo, Carrera non era con voi in quella squadra perché fu lasciato a riposo assieme a tanti altri senatori di quella squadra, però in quella vittoria c'è anche un po' la sua firma. Che ricordi porti di quel compagno di reparto che ti ha accompagnato, se non vado errato, per 3 anni, perché tu sei arrivato nell'89, lui è andato via nel 91, tu sei rimasto fino al 93. Ma ribadisco, un compagno straordinario, un ragazzo eccezionale, uno che non si lamentava mai quando c'era da lavorare. Diciamo che non sono sorpreso del fatto che lui sia diventato comunque un ottimo allenatore, lo aveva probabilmente nel sangue, era un ragazzo che aveva delle qualità, ribadisco, fisiche e atletiche eccezionali, e tra le altre cose ricopriva più ruoli, reparto difensivo. Secondo me avrebbe potuto fare anche il centrocampista, perché aveva dei piedi straordinari, tant'è vero che poi è approdato alla Juventus, e quella è sicuramente la testimonianza del fatto che era un giocatore per club importanti, non che in quel momento Bari non fosse importante, ma sicuramente l'acquisto della Juventus fu un acquisto, secondo me, azzeccato. Ci sono domande da studio? Sì, Massimo Brambati, intanto io ricordo te, se mi posso permettere di darti del tu, perché ero più piccola, venivo allo stadio, insomma eravate dei piccoli miti per noi tifosi del Bari. Ti chiedo due cose, intanto che effetto ti fa vedere il Bari in Serie C? E poi ti chiedo anche se i più grandi allenatori del mondo sono proprio difensori, ex difensori. Ma intanto mi fa un brutto effetto aver visto il Bari in quella condizione e situazione in cui era precipitato. Poi mi sono un po' risollevato quando ho capito che sarebbe arrivato De Laurentiis. Onestamente
io tramite un amico che è Giorgio Armani ho cercato in quel periodo di convincerlo attraverso il quale è il braccio destro tuo, che si chiama Pantaleo dell'Orto, che è il presidente dell'Olimpia Milano, ho cercato di convincerli a entrare nel calcio e ad acquisire il Bari, poi invece non se ne fece niente. Mi fa una brutta sensazione vederlo in Lega Pro, perché Bari come piazza, come città, gente, merita sicuramente la Serie A, neanche la Serie B. Ricordo Adio portava delle grandissime emozioni. Io tra l'altro arrivo dal Torino, arrivai nell'ultimo anno dello Stadio della Vittoria, la cosa che mi impressionò più di tutte è che giocavi con la Cremonese, giocavi col Milan, lo stadio era comunque stracolmo e pieno di gente, non c'era mai un posto libero qualsiasi partita dovessimo giocare. Vito? Massimo, ciao, buonasera. Niente, io ho detto poc'anzi che il prendere Massimo Carrieri ha dato un po' di sorriso alla nostra città. È chiaro che lui viene da esperienze importanti come la Juve, la Nazionale, le esperienze all'estero. Per potersi calare nella realtà della Serie C, che sai che è un campionato difficilissimo, che cosa può portare ai giocatori Massimo Carrera? Ma intanto io credo che lui abbia fatto una scelta di cuore. Beh, su questo credo sia scontato. Io credo che lui sia uno di quelli, insieme al sottoscritto, che è rimasto veramente legato a questa città e a questo popolo. A chi lo dice? E quindi credo che veramente lui abbia deciso di andare a Bari per cercare di risollevare le sorti di questa squadra e di questa società. E questo è già un punto di forza. Un altro punto di forza è che lui proviene dalla scuola, tra virgolette, di un mio caro amico, che è Antonio Conte, il quale oggi come secondo allenatore ha altro amico, che è Cristian Stellini, che è stato mio compagno di squadra alla Ternana ed è stato il mio primo giocatore che ho, diciamo così, preso come procuratore. E quindi già quella secondo me è una garanzia. Io credo che in Lega Pro c'è qualcosa che devi dare, non solo tecnicamente, ma c'è qualcosa che devi dare da dentro di te. E quel qualcosa credo che sia capace di farlo tirare fuori ai giocatori, perché so i metodi che usa e so che sicuramente baserà tutto sul lavoro. Io credo che il lavoro alla fine paga. Noi ringraziamo Massimo Brambati, li rinnoviamo magari l'invito a venire qui nei nostri studi quando tornerà nel nostro continente e magari al sud. Gli auguriamo una buona giornata, perché credo lì sia ancora tutta da vivere. Se grazie Massimo. Anche Giorgio Armani, grazie, già che c'è. Grazie a voi, un abbraccio. Se ci può salutare anche l'amico Giorgio Armani, insomma, noi donne poi lo amiamo particolarmente. Va bene, senz'altro. Grazie. Va bene, un abbraccio a tutti. Grazie a Massimo Brambati, che componeva una linea difensiva che è rimasta nei cuori anche dei tifosi del Bari con quella squadra. È stato un Bari importante, Antonio Di Gennaro, Maiellaro, quindi Giovanni Loseto, quindi chi lo dimentica? Io, vabbè, da barese, quindi non posso... L'attaccamento alla maglia, lì c'era l'attaccamento alla maglia. È un po' quello che rimarca sempre Claudia, è il vivere, la società deve vivere la città, i giocatori si vedono poco in giro, io vengo poche volte a Bari perché ho ancora papà, e quindi però prima i calciatori li vedi in via Sparano, cioè era... c'è pure da dire che il Covid sì, no, va bene, però guarda, il vivere la società deve essere più presente, bisogna avere più comunicazione, perché sennò non si arriva dove il Bari merita di arrivare. Da Bari ci spostiamo 30 km più a nord, in un'altra città che comunque ti ha dato qualcosa, Biceglie che appunto ha ricominciato una nuova era con Aldo Papagni, due pareggi, uno con l'Avellino, uno che fa male un po' contro la Turris,
E che cosa può tirar fuori Aldo Papagni con Gianluca Torma? La settimana scorsa parlammo di un normalizzatore, di una persona che deve raccogliere proprio quello che la partita può offrire, un pareggio quando non si può vincere, una vittoria quando c'è da andarla a portare via con le unghie e con i denti. A Torre del Greco stava per succedere, poi un finale sciagurato in 10 minuti li ha tolto la gioia dei 3 punti. Bah, il Bicelli sta pagando il non inizio di Aldo Papagni, perché sono dell'idea che doveva iniziare, come avevano loro detto alle testate giornalistiche e all'opinione pubblica, di iniziare dalla bicellisità. È chiaro che in questa situazione, quando chiami Aldo Papagni, che è abituato ai subentri, poi lui è un grande comunicatore con i calciatori, è uno che ti fa stare sereno e poi ne si è tirato molte volte da situazioni particolari. La rosa del Biceglie non ha tanta qualità, è stata fatta in fretta perché sappiamo le vicende del ripescaggio, però spero che il mister, almeno lo ha dimostrato già in poco tempo in queste 2 settimane, in questa settimana di prendere 2 punti che potevano essere 4, perché avantieri è stato sfortunatissimo, aveva quasi chiuso la partita. Però conosciamo la storia di Aldo Papagni, quindi speriamo per il Biceglie e anche per il mister e per il suo staff di riportare almeno alla quintultima posizione, che ti consente di non disputare i play-out. Abbiamo in collegamento il collega Antonio Belacicco, che ha commentato le ultime 2 partite in diretta del Biceglie e commenterà anche quella di sabato sul campo del Palermo. Antonio, tu hai ascoltato l'analisi di Vito, sei d'accordo? Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto a proposito del richiamo alla bicegliesità e di quello che è l'apporto che un allenatore come Papagni può dare soprattutto a un gruppo giovane come quello del Bisceglie. Dicevamo della partita di Torre del Greco, una partita sì sfortunata sicuramente, perché la partita sembrava essere chiusa, però sono venuti fuori quelli che sono un po' i limiti di questa squadra, che in realtà anche nella gestione Bucaro non ha mai denotato di essere morta, è sempre riuscita a tenersi viva fino in fondo, quasi in molte partite fino all'ultimo minuto, però per un errore o per l'altro, spesso per ingenuità singole e personali, uscite anzitempo magari del portiere o di un difensore spesso under, non è riuscita a portare a casa i punti che forse avrebbe meritato. Insomma, è successo con la Turis addirittura in una doppia occasione, ma penso anche ad altre circostanze come il gol subito nel finale contro il Bari stesso, dico una grande giocata di Antenucci, però anche un'uscita di Vitale sbagliata in quel caso. Quindi insomma, proprio i dettagli, questi dettagli su cui mister Papagni dovrà lavorare per ritrovare quella compattezza e quell'unità per commettere meno errori per poi raggiungere l'obiettivo salvezza. Antonio, cosa ti aspetti dalla gara di Palermo? Mi aspetto un Bisceglie che dia continuità innanzitutto dal punto di vista della prestazione, che questa squadra non ha paura di giocare con le cosiddette big, anzi i successi fatti in stagione, pensiamo al Palermo all'andata, al Foggia, ma anche al Teramo, ma anche i punti conquistati contro la Turris, contro il Foggia, sono quasi tutti arrivati contro compagini che in un modo o nell'altro lottano per andare nei play-off, comunque sono inserite in quella zona. La squadra ha più difficoltà contro compagini che lottano per lo stesso obiettivo, per l'obiettivo della salvezza, non è arrivata ancora una vittoria. Quindi mi aspetto in tal senso continuità e una dimostrazione di forza che Bisceglie ha sempre dato al cospetto delle vittime. E noi non vediamo l'ora di ascoltarti sabato pomeriggio, ricordiamo alle 14.30, diretta su Antenna Sud, canale 13. Grazie Antonio e buon lavoro. Grazie a voi e buon proseguimento di lavoro. E allora? Insomma, una giornata abbastanza importante questa per il futuro del Bari, Flavio, perché abbiamo commentato altre società, però è chiaro che quella del capoluogo pugliese è la realtà un po' più rappresentativa di questa Serie C. Adesso bisognerà proseguire con un nuovo allenatore e con un nuovo direttore sportivo. Perché non ci saranno né Otteri né Romairone domani all'allenamento. Vedremo, poi siamo curiosi di sapere chi sarà il collante a questo punto tra la società e il gruppo squadra, perché con Auteri, ricordiamo, è stato sollevato questo pomeriggio anche Giancarlo Romairone, è arrivata l'ufficialità proprio da parte della società. E secondo te si andrà avanti con
un nuovo direttore sportivo? Anzi, secondo voi, la faccio ad entrambi la domanda, da un uomo di campo e da una, e ad una collega. Oppure, che ne so, mi viene in mente un nome, un ipedico piuttosto che un altro dirigente che c'è già, assumerà il ruolo di direttore. Claudia, parto da te. Secondo me non si andrà avanti con un nuovo direttore, adesso si è preso un nuovo allenatore. Per il direttore sportivo c'è un po' di tempo in più perché si è chiuso il calciomercato, però si deve pensare adesso a una figura di riferimento, da subito una figura che, come abbiamo detto prima, ha l'anini corda, che debba essere da collante, se proprio la società deve essere legata a quella del Napoli Calcio, se è vero che si decide tutto da Napoli, però ci deve essere, Flavio, una persona, un direttore generale o di Bari o che non sia di Bari, ma che sia Bari, che debba essere la chioccia di questa squadra, ma in generale di questa piazza, perché deve essere un punto di riferimento per tutti noi. Adesso c'è un nuovo allenatore. Chissà chi lo presenterà poi alla fine questo allenatore, perché a questo punto noi crediamo che sia il presidente a scendere in campo, perché se non lo fa domani, farlo. A questo punto non credo che abbia più occasioni migliori per andare a parlare con la società, perché è bello parlare quando tutto va bene, però adesso serve anche una... Ci saremmo aspettati, scusami se ti interrompo, la presenza di Luigi De Laurentiis subito dopo la sconfitta contro la Viterbese, e così non è stato, prolungando un silenzio stampa che penalizza soltanto la piazza, penalizza soltanto giornalisti e tifosi. Adesso però Luigi De Laurentiis si deve far vedere, non so con quale spirito, se è vero che poi le decisioni le sta prendendo Aurelio De Laurentiis, e chissà, magari si viene a fare una passeggiata Aurelio De Laurentiis a Bari, noi lo aspettiamo con gioia. Vito? Beh, un uomo comunicativo ci deve essere. Hai preso un allenatore che viene da un calcio importante, una carriera da... sia da calciatore che da allenatore di alto profilo, perché è arrivato in nazionale, quindi devi avere per forza una persona comunicativa che gli dia un supporto. Da uomo di campo ti dico che chi sbaglia deve avere le cosiddette di dimettersi e dire grazie, e sono stato onorato a lavorare con la S Bari. Qua bisogna difendere il buon nome della città, il buon nome della storia del Bari, e non dimentichiamo, e questo mi rivolgo alla società perché deve dare continuità a quello che ha promesso 3 anni fa, il Lecce per arrivare in Serie A è stato ben 6-7 anni in Lega Pro, quindi non è facile anche vincere. Adesso anche difendiamo un po' il Bari e la proprietà, quindi se la società crede in questa città, in questa potenzialità, deve continuare per poter poi arrivare al sogno che tutti quanti noi stiamo aspettando da un bel po' di tempo. Claudio, con il Savero di Romeirone, sì, è appunto la sconsacrazione del mercato di gennaio. Potrebbe arrivare secondo te qualcuno dal mercato degli svincolati, visto anche il trauma distorsivo al ginocchio di Citro che non riprenderà tra poco? Secondo me sì, e se davvero ci fosse questo filo diretto con il Napoli Calcio, in questo momento il Napoli dovrebbe sostenere il Bari, chissà anche con qualche giovane promettente. Ma deve essere svincolato, non si può adesso. Ah, giustamente il discorso degli svincolati, è vero. Allora adesso puntare... Necessità virtù. Adesso puntare sinceramente, Flavio, su un punto interrogativo, no. Allora a questo punto aspetterei un attimo, anche perché sono certa che, a parte Citro, mi sa che aspetterà qualche settimana, adesso i calciatori che contano torneranno a disposizione. Ecco, una situazione surreale adesso a Bari, perché secondo me a questo punto, Flavio, mi permetto di dirti che si è aspettato qualche giorno in più, o comunque qualche ora in più, perché si attendevano le dimissioni di Romeirone, queste non sono arrivate, è arrivato l'esonero di Romeirone. Che cosa è successo? Aurelio De Laurentiis ha scelto l'allenatore. A quel punto un direttore sportivo dovrebbe rassegnare le dimissioni, perché se lo sceglie il presidente, il direttore sportivo dice vabbè, io qui che ci sto a fare. Dimissioni che non sono arrivate, è arrivata la decisione di esonerare il direttore sportivo. Con questa considerazione noi dobbiamo salutarvi in attesa di un turno che si articolerà tra sabato e domenica. Ricordiamo, sabato in campo la Virtus Francavilla alle 12.30 sul campo del Catania, il Foggia alle 12.30 contro il Catanzaro, il Bisceglie alle 14.30 contro il Palermo, la trasmetteremo in diretta su Antenna Sud sul canale 13, non giocherà il Bari, giocherà il Monopoli alle 17.30 di domenica contro la Turris. Sarà comunque un bellissimo weekend di calcio, Claudia.
Eh sì, che noi seguiremo con la diretta del Bisceglie, seguiremo ovviamente con i nostri servizi per il telegiornale. Sarà una domenica bulica di Serie C, ma molto molto intensa per la Serie D, meno male. Insomma, almeno c'è la quarta serie a tenerci compagnia domenica prossima. Grazie Flavio. Grazie a Claudia Carbonara, grazie a Vito Fanelli per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a te. Buonasera, è stato un piacere davvero. Grazie soprattutto a voi per averci seguiti. Ci rivediamo sabato e domenica con le nostre trasmissioni sportive, martedì prossimo con CD Calcio.